Maui. Forse è un po' troppo alta l'inquadratura. Vabbè, comunque ho deciso di sedermi per girare i video. Perché devo stare in piedi? Ah, bella seduta. Proprio la pigrizia. Ciao a tutti, benvenuti su SissiTube. Oggi siamo qui per fare un unboxing book haul. Ho un sacco di libri da farvi vedere. Mia colpa, mia grandissima colpa. Benissimo, iniziamo da questo pacco Amazon. Ecco qua, ci abbiamo fatto. Allora, molto bene. Abbiamo tre thriller. Il primo è di Alafair Burke, Sorelle sbagliate. Eccolo qui, un thriller proprio molto estivo, sia perché è piccolino e potete metterlo nella borsa della spiaggia, e poi perché è flessibile. E poi guardate la copertina, proprio un thriller super estivo, ma quest'estate c'ho troppe cose da leggere. Lo leggerò a settembre, fa niente. Qui dietro dice: pensavi di essere la migliore delle due e se fossi tu quella sbagliata? Poi abbiamo di Daniel Sanchez Arevalo, L'isola di Alice. L'isola di Alice ha la suspense di un thriller e l'ampio respiro narrativo dei grandi romanzi. Eccolo qui. Questo qui al costo di 9,90, però su Amazon è scontato un pochettino. Un altro thriller dice: sai dove inizia una bugia, ma non sai dove ti porterà la verità. Parla praticamente di Alice che è sposato con un uomo che muore, se non mi sbaglio, sì, in un incidente d'auto, e andrà su quest'isola per scoprire che cosa è successo. Anche questo qua mi sconfinferava molto e l'ho preso. L'ultimo, e poi posto finalmente lo scatolo, ed è, per me questo posare, è di Greer Hendrix e Sara Pikkanen, autrici di La moglie tra di noi, che non ho letto, La candidata perfetta. Eccolo qua. Dice: mi hanno scelta per scoprire tutto di te, mi hanno scelta per entrare nella tua vita. Il prossimo libro che vi mostro è Il sogno di Frank Tillier per la collana Dark Side della Fazzi Editore. Questo libro mi è stato gentilmente inviato dalla Fazzi e lo sto amando profondamente. È un librone di 504 pagine, anche se non sembra. Io sono arrivata a pagina 100, ma già mi sta piacendo moltissimo. La nostra protagonista, Abigail, è una donna che è affetta da una grave malattia, la narcolessia, quindi improvvisamente durante la giornata ha questi attacchi di sonno e deve andare a farsi il suo riposino, e questa è una cosa molto stressante per lei, per sua figlia e soprattutto per il suo lavoro. Questa cosa che vi sto per dire è scritta nella trama, quindi non vi preoccupate, non è spoiler. Un giorno farà un incidente con suo padre e sua figlia e moriranno entrambi. Abigail sarà l'unica sopravvissuta. Abigail è una psicologa e lavora un caso di un rapitore seriale di bambini, Freddy. Loro lo chiamano Freddy, ma non conoscono la sua identità e il suo nome. E lei è appunto la psicologa e cerca di capire la mente di questo rapitore seriale di bambini. Questo è quello che posso dirvi finora e devo dire che è un libro molto molto interessante su più punti. L'altro giorno sono andata in libreria con Luca e Luca mi ha comprato due libri, grazie. Alaska di Brenda Novak. Allora, perché ho comprato questo libro? Perché ho letto quello che c'era scritto qui dietro e non ho voluto leggere altro. Dice: una clinica di massima sicurezza, una tormenta di neve, alcuni tra i serial killer più spietati d'America. Noi serial killer siamo i vostri figli, siamo i vostri mariti, siamo ovunque. Ted Bundy, che è una figura per me interessantissima, poi insomma, cliniche psichiatriche e quant'altro, ho deciso subito di acquistarlo. Il sequel di questo libro è questo qua,
Hanover House, sempre di Brenda Novak, eccolo qui. Non so, non voglio spoilerarmi, non ho letto quello che c'è scritto dietro, essendo il sequel, non voglio farmi spoiler. So che è uscito anche il terzo e dovrebbe uscire anche il quarto. Il terzo è Alaska, la resa dei conti. Per adesso ho questi due e inizierò presto a leggerli. Questi qui sono dell'edizione Le Chiocciole, a un prezzo di 12 euro. Questo libro invece l'ho acquistato grazie al consiglio delle Sisters Books, che trovate su Instagram. Vi metto qui sotto il loro Instagram, dovete assolutamente seguirli, perché sono due ragazze favolose che parlano di thriller e io mi sto appassionando a questo genere ultimamente, come sapete. Se non avete visto il mio ultimo video, La mia vita da lettrice, ve lo metto qui sotto nell'info box, un video interessante dove faccio un po' di chiarezza sulla mia vita da lettrice, per me stessa e per voi. Queste due fantastiche ragazze mi hanno consigliato il libro di Joel Dicker, L'enigma della camera 622. Come fai a non prendere questo libro? Ha una trama interessantissima. Questo qui è l'autore della verità sul caso Henri Kéber. L'ho voluto acquistare, anche se è un mattonazzo infinito, ma secondo me deve essere un libro veramente molto interessante. Ha un costo un po' elevato, di 22 euro. Spero ne valga veramente la pena. Dice: quando si vuole veramente credere a qualcosa, si vede solo quello che si vuole vedere. Sentendo appunto la recensione delle Sisters Books, ho deciso di acquistarlo perché secondo me è molto interessante. Loro erano super sconvolte dalla trama della serie, come ha fatto quest'uomo, questo scrittore, a pensare questa trama, e quindi ero troppo incuriosita. Siamo nel periodo di dicembre, infatti è quello il periodo in cui voglio leggere questo libro, nel Palace de Verbier, un lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, e una notte accade un omicidio nella camera 622. 15 anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno lì in pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto. Fichissimo, mi è uscito anche il segnalibro, voglio dire, per 20 euro, ce l'ho preso su Amazon. Adoro, non vedo l'ora. Poi qui c'è questa copertina bellissima con questo hotel sulle Alpi svizzere, cioè fantastico, e l'ho acquistato. Poi, andando avanti, la Newton Compton mi ha inviato Un'estate all'improvviso di Lori Nelson Spielman. Ha una trama veramente molto particolare questo libro. Infatti dice: sono passati più di 200 anni da quando Filomena Fontana lanciò una maledizione su sua sorella. Da allora nessuna secondogenita della famiglia ha mai più trovato il vero amore. No, vabbè, mi interessa tantissimo. Poi questa copertina molto estiva, secondo me è davvero una bellissima lettura e ve ne parlerò molto presto. Questo qui ha un costo di 9,90 euro, ma è in copertina flessibile. Poi ho preso tre libricini della Newton Compton a 3,90 euro, su Amazon l'ho pagato sui 3 euro, e ho preso La vittima perfetta di Robert Brindza. Io ora non so se sono dei seguiti, però sono sicura che il primo libro tra questi è La donna di ghiaccio, sempre dello stesso autore. Sono tutti e tre thriller: La donna di ghiaccio, La vittima perfetta e La ragazza dell'acqua. Adesso mi devo informare se sono dei seguiti o se sono libri stand alone praticamente. L'ultimo libro che vi faccio vedere, udite udite, è un thriller. Sto parlando di La donna alla finestra di A.J. Finn. A quanto ho capito, la protagonista Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la sola idea di mettere i piedi fuori dalla porta rischia di provocarle un attacco di panico. Quindi passa le sue giornate vagando da una stanza all'altra con un bicchiere di Pinot in mano, cercando con uomini sconosciuti, e nel frattempo guarda dalla sua finestra tutto quello che accade intorno a lei. Un giorno accadrà qualcosa di particolare. Una notte, alla finestra dei Russell, Anna assiste a qualcosa di terribile, qualcosa di così sconvolgente che sgretolerà il suo fragile equilibrio. Secondo me è un thriller molto molto particolare, ne ho sentito parlare bene, quindi l'ho acquistato. Benissimo, il book lo finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se avete qualche informazione sui tre thriller che vi ho fatto vedere prima, questi qui, se sapete se sono un seguito, se sono dei stand alone, insomma fatemi sapere un pochettino.
Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!